portare sulla radio oggi. Beh, pure l'altra volta con Palestrina. Inizia la partita del primo possesso per la squadra ospite Rimini con Iannone per il numero 30 Rosignoli, cattura anche il rimbalzo offensivo, allora ancora il numero 30 sbaglia il tiro, recupera ancora il rimbalzo, prova di nuovo, sbaglia ancora, allora recupera il pallone Manetti, poi però testa la linea di fondo, rimessa per Rimini. Alla rimessa in gioco per Pizzichini, Stanic, consegnato con Pizzichini, ancora il numero 7, passaggio non controllato dal numero 8, allora recupera palla marcante in qualche modo, però non riesce a tenerla in campo, allora sarà un'altra azione d'attacco per Rimini, altri 24 secondi. La rimessa in gioco per Stanic, Benedusi, ancora Stanic, Iannone, subisce il fallo di Cecchetti, la rimessa in gioco Stanic, è baltellato per Iannone che vuole la linea di fondo, poi si ferma, 7 secondi per concludere l'azione, Stanic va dentro, gran palla per il numero 30, arriva la stoppata di Manetti, poi recupera il rimbalzo un paio di volte, Rosignoli alla fine riesce a realizzare i primi due punti della partita, riparte la Stella Azzurra con Chiatti, rovere, marcante, Chiatti ancora, Cecchetti, contro uno, spalla a canestro con Rosignoli, tiro con la mano destra di Cecchetti, primi due punti per la squadra di casa, riparte Rieti, Benedusi, Pizzichini a spazio, prova la penetrazione, poi palla scaricata per Rosignoli che va ancora al tiro, subisce fallo, la lunetta con due tiri liberi. Su 2, 4 punti consecutivi per Rosignoli, 4-2 il punteggio, riparte la Stella Azzurra con Chiatti, marcante, Manetti va ancora da Chiatti, marcante, uno contro uno, spalle a canestro, ancora marcante, scarico fuori per Manetti che non prende il tiro, prova la penetrazione, vuole andare fino in fondo, non c'è fallo per gli arbitri, arriva adesso un fischio. Fallo di Iannone, il numero 6. Rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra con Rovere che rimette in gioco il pallone per Chiatti, ancora il play della Stella, non riesce a raggiungere Rovere, riesce a trovare Manetti, marcante, si prende subito il tiro dall'angolo, non va a bersaglio, rimbalzo di Cecchetti però molto bravo, tira cadendo indietro, 4 punti anche per Cecchetti, hanno segnato solo i due lunghi finora, 4 Cecchetti, 4 Rosignoli, attacca ora Rieti con Stanic. Pizzichini, ancora il numero 7, vuole la penetrazione, poi si ferma, passaggio non look nell'angolo per Iannone, si prende il tiro da 3, non va a bersaglio, rimbalzo di Cecchetti che apre subito per Chiatti, palla per Rovere che prova a mettersi in ritmo ma pesta la linea laterale, palla persa per la Stella Azzurra.
Firenze Rieti con Stanis, Iannone, per blocco del numero 30, palleggia il resto del tiro di Iannone a bersaglio 6-4 in favore della squadra ospite. Ora attacca la Ilco con Chiatti, ma fino a fondo realizza due punti Giacomo Chiatti. Riparte veloce la squadra ospite con Stanic, va da Schizzichini, palla fuori per Benedussi, ancora Schizzichini, si tuffa Manetti, è lui l'ultimo a toccare. Allora, rimessa in zona d'attacco per Rieti. Rosignoli va a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per Stanic, Pizzichini sbaglia il passaggio per Iannone, allora palla recuperata dalla Stella Azzurra. 6 minuti e 40 al termine del primo quarto, parità a quota 6. Attacca ora la Stella Azzurra con Chiatti. Ancora il play della Stella, Manetti, marcante, Cecchetti, ancora uno contro uno con Rosignoli, si rinnova il duello, altro tiro con la mano destra, non va a bersaglio, allora rimbalzo della squadra ospite che riparte subito con Stanic, ottimo ribaltamento per Iannone, va dal numero 8, gran palla sotto per Rosignoli, fallo ben speso da Chiatti che impedisce il canestro facile al numero 30, prendere la lunetta con due tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero Rosignoli. Realizza il secondo, più uno Rieti. Ora riparte la Stella con Rovere, marcante, con la penetrazione con la mano sinistra, poi si ferma, ottima palla per Rovere, tiro difficilissimo, rimbalzo di Rosignoli che apre subito per Stanic, Iannone, gran palla per Schizzichini, però viene contenuto bene da Manetti, sbaglia il tiro Schizzichini, riparte la Stella Azzurra con Chiatti. Ferma sulla linea da tre, va da marcante, trova la penetrazione centrale, palla fuori per Rovere, si prende il tiro da tre, a bersaglio, prima tripla a bersaglio per la Stella Azzurra, più due per i padroni di casa. Ora attacca però Rieti con Stanic, Iannone riesce a superare Rovere che poi gli tocca il pallone da dietro, non arriva marcante. Difesa intensa però finora per la Stella Azzurra. Rimessa in zona d'attacco per Rieti. Va Iannone a batterla. Alla rimessa in gioco. Stanic, Schizzichini a spazio, si prende il tiro da tre, va lungo, rimbalzo di Cecchetti che apre subito per Chiatti. Supera ora la metà campo Chiatti, si ferma, palleggia il resto del tiro, non va a bersaglio. Rimbalzo di Benedusi che spinge lui il contropiede, poi si ferma, decide di aspettare i compagni. La palla va nelle mani di Stanic, Iannone ha tanto spazio a disposizione, non sbaglia la tripla. Controsorpasso Rieti, 10-9. Attacca la Stella con Chiatti, palla proprio per Chiatti, grande assist di Marcante e altri due punti per Giacomo Chiatti. Time out, 4 minuti e 50 al termine del primo quarto, 11-10 il punteggio a favore della Stella Azzurra.
sporcare le squadre, si ripartirà con una rimessa Rieti dopo il canestro di Chiatti. 11-10 il punteggio a favore della Ippo, che ora dipende perché attacca Rieti con Stanic. Ho segnato con Beneduzzi, ancora Stanic. Palla per Iannone. Ottimo passaggio per Risignoli, uno contro uno con Cecchetti, gli sporca il pallone Marcante, lo recupera Chiatti che supera ora la metà campo, ottima palla per Marcante, mette palla a terra Marcante, attacca con la mano destra, poi si ferma, alla fine perde il pallone perché palleggia sulla linea di fondo. Riparte allora Rieti con Stanic, consegnato con Spizzichini, ancora Stanic. Sfrutta il blocco di Risignoli, palla sotto proprio per il numero 30 che subisce fallo, non realizza il canestro, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero Risignoli. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Manetti, consegnato per Chiatti. Chiama lo schema, il numero 4, supera ora la metà campo, palla per Rovere. Non riesce a raggiungere Manetti, allora va da Chiatti. Ora il play della Stella, ribalta il lato per Manetti, si prende il tiro da tre Manetti, non va a bersaglio, lotta al rimbalzo Cecchetti, è premiato dal fischio arbitrale perché l'ultimo a toccare il pallone è Risignoli. La rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra, con Rovere che andrà a batterla, il cronometro ovviamente resettato sui 14 secondi. Alla rimessa in gioco per Marcante, ribalta al lato per Rovere, prova a penetrare con la mano sinistra, si ferma, appoggia al tabellone, altri due punti per Rovere, riparte Rieti con Stanic, 13-10 il punteggio per la squadra di casa. Beneduzzi, ancora Stanic, penetrazione sulla linea di fondo, va fino in fondo, il numero 7, e realizza due punti, riparte la Stella Azzurra con Chiatti. Cecchetti uno contro uno con Risignoli, usa il piede perno, gran palla consegnata per Rovere che poi sbaglia il tiro, non subisce fallo, rimbalzo di Risignoli, riparte Rieti con Iannone, vuole andare fino in fondo, subisce il fallo, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Chiamato dal coach della Stella Azzurra a 3 minuti e 4 secondi dal termine del primo quarto, 13-12 il punteggio a favore della Ippo Stella Azzurra. Rientrano in campo le squadre, si ripartirà con due tiri liberi per Iannone. Sbaglia il primo tiro libero, Iannone. Percentuali non altissime per la squadra ospite dalla Lunetta.
realizza però il secondo e esce poi dal campo, entra il numero 4 Giampaoli. Riparte la Stella Azzurra con Chiatti, ultimi 3 minuti del primo quarto, supera ora la metà campo Chiatti, sfrutta il blocco di Cecchetti, cambio difensivo, ora Marcante, Cecchetti è tornato Spizzichini su di lui, palla fuori per Marcante, si prende il tiro da 3, non va a bersaglio, rimbalzo di Spizzichini, consegna il pallone a Stanic, Giampaoli, Stanic. Stanic, gran palla per Spizzichini che realizza 2 punti. È entrato in campo anche il numero 10 Felice Angeli per Rieti, ora attacca la Stella con Chiatti, 13-15 il punteggio in favore degli ospiti. Marcante, Chiatti, Cecchetti, uno contro uno con Felice Angeli, vuole andare fino in fondo, subisce palla e realizza il canestro, potenziale gioco da 3 punti per Cecchetti. Pallo di Felice Angeli. Completa la giocata da 3 punti Cecchetti, riporta in vantaggio la Stella Azzurra, poi lancio lungo di Felice Angeli, non si fa sorprendere però la difesa della Stella Azzurra, in particolare Rovere. Una rimessa per la squadra ospite, in zona d'attacco però avrà tutti i 24 secondi da giocare nella metà campo offensiva, palla messa in gioco per Felice Angeli che va subito alla conclusione, sbaglia il tiro ma c'è il tapin, è perfetto, il numero 8 Benedusi che riporta in vantaggio la propria squadra. Allora riparte la Stella con Chiatti che però pesta la linea laterale, palla persa. Parte Rieti con Stani, ancora il numero 7 con la palla in mano, arriva il blocco di Spizzichini, prende Stanic, palla nell'angolo per Benedusi che prova il tiro da 3, non va a bersaglio, cattura rimbalzo Marcante, palla per Chiatti, supera ora la metà campo, passaggio non look per Manetti che prova subito il tiro da 3, non va a bersaglio, rimbalzo di Felice Angeli che apre subito per Stanic, siamo già dall'altra parte, numero 7, passaggio per Giampaoli, Felice Angeli sbaglia completamente il passaggio, confonde l'arbitro per un compagno di squadra. Allora palla persa per Rieti, esce Stanic dal campo, entra il numero 9 Granato, è ripreso il gioco con Chiatti in possesso palla, 1 minuto e 15 secondi al termine del quarto, Cecchetti uno contro uno con Spizzichini, tiro che danno indietro di Cecchetti che va a bersaglio con molta fortuna, segna altri 2 punti Cecchetti. Riparte Rieti ora con Giampaoli, il nuovo entrato Granato a spazio, si prende il tiro da 3, non va a bersaglio, gran rimbalzo di Cecchetti che apre subito per Chiatti, spinge il contropiede, palla per Rovere, mette la palla a terra, poi si ferma però, allora Chiatti decide di giocare con calma, arriva il blocco di Cecchetti, prova a spezzare il raddoppio Chiatti, non ci riesce, ancora il numero 4, un possesso palla, esagera col palleggio, Giampaoli gli ruba il pallone e poi si alza da 3 in transizione, non va a bersaglio, si lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco è di Spizzichini, allora rimessa per la Stella Azzurra, 50 secondi a termine del primo quarto, 18-17 il punteggio. Esce proprio Spizzichini dal campo, per la squadra ospite entra Ponziani con il numero 14. Una rimessa in gioco per Chiatti. Marcante. Ancora Chiatti. Arriva il blocco di Cecchetti, lo prende Chiatti. E subisce il fallo di Ponziani appena entrato. La rimessa in gioco per Chiatti, Rovere,
Marcante non riesce a controllare il pallone, lo recupera Ponziani che consegna subito la sfera nelle mani di Giampaoli. Giampaoli riesce a spezzare il raddoppio, poi però si perde il pallone in palleggio. Ora altra palla persa per Rieti, un secondo al termine del quarto, alla rimessa in gioco per Rovere che prova il tiro dal centrocampo e viene addirittura stoppato dal numero 9 Granato. Finisce qua il primo quarto, 18-17 il punteggio a favore della Stella Azzurra Viterbo. Rientrano in campo le squadre per dare il via alla seconda frazione di gioco con la Stella Azzurra in vantaggio di un punto, 18-17 al termine del primo quarto. Il possesso è proprio per la Stella Azzurra, la squadra di casa va Chiatti a battere la rimessa. La rimessa in gioco per Marcante che subito la riconsegna a Chiatti. Rovere supera l'avversario per andare fino in fondo, scarico per Cecchetti, subisce il fallo, ottima azione di Rovere. Cecchetti andrà in lunetta con due tiri liberi dopo appena 10 secondi. Realizza il primo tiro libero Cecchetti. Sbaglia però il secondo, Marcante tocca il pallone ma non riesce a controllarlo. Allora rimbalzo nelle mani di Giampaoli, imposta lui l'azione offensiva per Rieti, palla per Feligiani, Benedusi, ancora Giampaoli, Feliciangeli, finta il tiro da 3, va da Giampaoli, 5 secondi al termine dell'azione, tiro da lontanissimo del numero 4 che per poco non va a bersaglio, rimbalzo però di Benedusi. Realizza due punti e subisce anche il fallo, ingenuità della difesa della Stella. 19 pare il punteggio, ma Benedusi ha a disposizione un tiro libero per completare la giocata da tre punti. Non completa la giocata da tre punti Benedusi, ma c'è il rimbalzo offensivo di Ponziani che realizza due punti, ha fatto sorprendere Cecchetti. Parte la Stella Azzurra con Chiatti, Cecchetti mette palla a terra, scarico per Marcante, fuori per Manetti che ha spazio, si prende il tiro da 3 e lo manda a bersaglio. Di nuovo sorpasso Stella Azzurra, 22-21. A Caurarieti si schiera zona 2-3 la Stella Azzurra, Granato, Benedusi, Giampaoli prende un tiro da lontanissimo, lo sbaglia, rimbalzo di Marcante che lascia il pallone a Rovere, consegnato per Chiatti, palleggio arresto e tiro di Chiatti, non va a bersaglio, poi va lo stesso Chiatti al rimbalzo, l'ultimo a toccare è Ponziani. Allora rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra, cambio per Rieti, torna in campo Iannone al posto di Benedusi e per la Stella Azzurra esce Cecchetti, entra in campo per la prima volta in questa partita Andrea Meroi. Va a Rovere a battere la rimessa, palla rimessa in gioco per Chiatti che riesce a controllarla. Meroi, Rovere vuole attaccare, poi si ferma, palleggio arresto e tiro, non va a bersaglio, rimbalzo di Ponziani che apre subito per Iannone, taglia tutto il campo benissimo con una mano per Granato che sbaglia il tiro da 3, rimbalzo di Feliciangeli che subisce il fallo, sbaglia il tiro, allora Andrea Lunetta con due tiri liberi. Realizza il primo tiro libero. Realizza anche il secondo. Parte la Stella Azzurra con Meroi, Rovere, Marcante, Meroi, Chiatti, Manetti,
obiettivo all'attaccare il canestro, ma commette infrazione di passi. Parte Rieti con Giampaoli. Iannone, brutta il blocco di Ponziani, poi palla per Giampaoli. Granato su grande tiro da tre, non fa bersaglio, però è bravissimo a rimbalzo Feliciangeli a toccare il pallone passandolo a Ponziani che realizza altri due punti. Meroi, Manetti, Marcante, Chiatti, sfrutta il blocco di Marcante, si alza e tira da tre Chiatti a bersaglio, gran canestro di Chiatti. 25 pari, riparte Rieti con Giampaoli. Feliciangeli, Iannone, Ponziani, Feliciangeli, Giampaoli, Iannone, ribalta per Granato che finta il tiro, palla per Feliciangeli, sporca il pallone la difesa, rimessa in zona d'attacco per Rieti. Esce dal campo Manetti, torna in campo Cecchetti per Rastella Azzurra. A Giampaoli a battere la rimessa. Alla rimessa in gioco per Iannone, che si prende il tiro da lontanissimo allo scadere dei 24, non fa in tempo a tirare, infrazione dei 24 secondi. Allora, ottima difesa della Stella Azzurra che recupera il pallone. 6 minuti e 56 secondi al termine del secondo quarto, 25 pari. Riparte la Stella Azzurra con Meroi. Supera ora la metà campo, Rovere, Marcante, Meroi. Chiatti, palleggio arresto e tiro di Chiatti, non va a bersaglio, rimbalzo di Cecchetti e realizza altri due punti. Gran partita finora del numero 20 della Stella Azzurra. Riparte Rieti con Iannone, Feliciangeli, Giampaoli, Feliciangeli, si prende il tiro da tre, il numero 10, lo manda a bersaglio. Riparte la Stella Azzurra con Chiatti. Brutto il blocco di Cecchetti, palla per Marcante, Meroi, ancora Marcante, mette palla a terra Marcante, ribalta al lato per Rovere, si prende il tiro da tre, non va a bersaglio, lotta ancora Cecchetti a rimbalzo, questa volta lo contiene Ponziani, recupera lui il rimbalzo. Apertura per Giampaoli che chiama lo schema. Iannone, Feliciangeli subisce il fallo di Meroi che era rimasto accoppiato col lungo avversario. Spende bene il fallo il numero 18 della Stella Azzurra. Iannone va a battere la rimessa. Va la rimessa in gioco per Feliciangeli, subito per Iannone, ancora Feliciangeli. Granato, spazio da tre, si prende il tiro, non va a bersaglio. Rimbalzo di Marcante, poi parte lui in contropiede, palla per Meroi. Cecchetti, raddoppiato Cecchetti, perde palla, la recupera Ponziani, ma è bravissimo Rovere a recuperarla, realizza due punti e subisce anche il fallo di Ponziani. Ingenuità del numero 14 della squadra ospite. La Stella Azzurra torna in vantaggio. Arriva il cambio per Rieti, esce proprio Ponziani, torna in campo Risignoli con il numero 30. Non completa la giocata da tre punti, però Rovere sbaglia il tiro libero. Allora riparte Rieti con Iannone, Giampaoli, Feliciangeli, Iannone, Risignoli, uno contro uno con Cecchetti, scarico fuori per Giampaoli che finta il tiro, da una gran palla a Feliciangeli, grande assist. Riparte la Stella Azzurra con Chiatti, Marcante, Meroi, Rovere,
raddoppiato Rovere, riesce a tenere mantenere l'equilibrio, palla per Meroi, 3 secondi Meroi si prende il tiro da 3, non va a bersaglio, il balzo di Felice Angeli che poi apre per Giampaoli, per poco Meroi riesce a sporcare il passaggio. Iannone ora in possesso palla, Felice Angeli, ancora Iannone, supera Meroi, palla per Giampaoli, si prende il tiro da 3, sfortunato il numero 4, la palla entra e esce, rimbalzo di Marcante, riparte Chiatti, Meroi, si prende il tiro da 3 Meroi, non lo manda a bersaglio, non riesce a recuperare il rimbalzo Rovere, allora parte il contropiede di Iannone, vuole andare fino in fondo, appoggia il tabellone, sbaglia il tiro, rimbalzo di Rifignoli che subisce il fallo di Rovere, Andrea Lunetta con altri 2 tiri liberi, il numero 30. Esce dal campo Meroi, entra in campo Manetti sulla stella azzurra. Il primo tiro libero di Signoli, a bersaglio anche il secondo, parte la stella azzurra con Chiatti, alza la difesa Rieti, supera però agevolmente Chiatti, palla per Rovere, Cecchetti, ancora Chiatti, prende il blocco di Cecchetti, palla per Manetti, trova il tiro da 3, a bersaglio ancora con la tripla Manetti. Tornato in campo anche Spizzichini per Rieti, ora in possesso palla. Giampaoli, Iannone. Iannone vuole la penetrazione sul fondo, ma pesta la linea di fondo, palla persa. Parte Chiatti per la stella azzurra. Rovere, Manetti, Chiatti. Palla per Cecchetti che riesce a liberarsi della marcatura dell'avversario e realizzare 2 punti facili. Ottimo assist di Chiatti. Più 2 stella azzurra, attacca ora Stanic. Sbaglia il passaggio, palla recuperata da Chiatti che vuole andare fino in fondo. 2 punti facili per Chiatti, allora il coach di Rieti è costretto a chiamare un time out per spezzare il momento positivo della squadra di casa. In vantaggio ora 36-32 quando mancano 2 minuti e 53 secondi al termine della seconda frazione di gioco. Tornano in campo le squadre, ripartirà con una rimessa in zona difensiva per Rieti, ma la rimessa in gioco per Stanic, sfrutta il blocco di Giampaoli, palla per Iannone,
Ancora il numero 6, mette palla a terra, palla fuori per Stanic, in angolo per Gianpaoli, a spazio, sbaglia però il tiro da 3, rimbalzo di Cecchetti che apre subito per Chiatti, Rovere, a spazio lui ora, si prende Rovere il tiro da 3, non va a bersaglio, rimbalzo di Risignoli che sbaglia l'apertura, per sua fortuna bravo Stanic a recuperare subito il pallone, palla per Gianpaoli, questa volta finta il tiro, gran palla sotto per Risignoli, stoppato però da Manetti. Secondo l'arbitro l'ultimo tocco è proprio quello del giocatore della Stella. A Manetti non riesce ad anticipare la rimessa che arriva nelle mani di Stanic. Iannone pesta ancora la linea laterale, è la seconda volta. Palla recuperata ancora dalla Stella Azzurra, ottima partita finora della squadra di casa. Che ora attacca con Chiatti. Marcante, Manetti, Chiatti, brutta il blocco di Cecchetti, poi raddoppiato da Risignoli, perde palla Chiatti, riparte il numero 30 che poi non affonda, aspetta i compagni, Stanic, palla per Gianpaoli, Iannone, arriva il blocco di Spizzichini, lo prende il numero 6, palla per Stanic ancora, gran palla non look per Spizzichini ma arriva la stoppata di Chiatti. Due stoppate di fila, esplode il palazzetto su questa. Il play che stoppa il lungo. Rimessa in zona d'attacco per Iedi, 9 secondi sul cronometro. Alla rimessa in gioco per Iannone. Si prende il tiro il numero 6, non lo manda a bersaglio, gran rimbalzo di Marcante. Poi subisce un colpo da Risignoli che subito chiede scusa. Manetti finta il tiro da 3, mette palla a terra, riesce a superare Stanic, va al tiro, non va a bersaglio, rimbalzo di Cecchetti, fallo e canestro ancora di Cecchetti, immarcabile oggi il lungo. Esce dal campo Rovere, fa la sua prima apparizione in campo Piacentini. Lamentando ancora Spizzichini per via della stoppata di prima di Chiatti. A suo avviso il play della Stella ha commesso fallo, non per gli arbitri. Comunque Cecchetti completa la giocata da 3 punti. 1 minuto e 20 secondi al termine del secondo quarto, 39-32 in favore della Stella Azzurra, che ora deve difendere però. Spizzichini, Risignoli, Iannone, Stanic. Ancora Iannone a spazio, si prende il tiro da 3, non lo manda a bersaglio, rimbalzo di Chiatti che subito spinge il contropiede, poi si ferma, manda a vuoto due avversari, palleggia il resto il tiro che però non trova il ferro, rimbalzo di Spizzichini, esagerato Chiatti, Iannone, Spizzichini, sempre 2-3 la difesa della Stella Azzurra, Risignoli 1 contro 1 con Cecchetti. Palla per Iannone, completamente dimenticato dalla difesa, sbaglia anche questo tiro Iannone, fallo di Spizzichini, anzi no, il fallo l'ha subito Spizzichini, fallo di Piacentini, Spizzichini andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Sbaglia il primo tiro libero Spizzichini e da un po' che Rieti non sblocca il punteggio, percentuali molto basse anche nei tiri liberi. Sbaglia anche il secondo, poi c'è il rimbalzo in attacco di Risignoli che riesce a farsi spazio, sbaglia anche lui il tiro, rimbalzo di Spizzichini, sbaglia di nuovo, rimbalzo di Risignoli, alla fine fallo di Chiatti.
veramente tanti errori per la squadra ospite, con tiri all'apparenza facili, però è anche vero che la Stella Azzurra non riesce a prendere rimbalzi. Allora Risignoli e Andrea Lunetta con altri due tiri liberi, 31 secondi al termine del secondo quarto. Sbaglia il primo tiro libero. Realizza il secondo, torna a segnare la squadra ospite, 39-33, attacca ora la Stella con Chiatti, ultimi 26 secondi della seconda frazione di gioco, ancora Chiatti, Manetti, Marcante, Cicchetti riesce a controllare il pallone, ribaltellato per Piacentini che prende la linea di fondo, vuole andare fino in fondo, gran canestro di Piacentini, esplode il palazzetto. Ultimi 5 secondi, Stanic marcato proprio da Piacentini, riesce a passare Stanic, gran palla per Risignoli, arriva la stoppata di Manetti. Finisce qua il secondo quarto, primi due quarti strepitosi da parte della Stella Azzurra, 41-33 al termine della seconda frazione di gioco in favore della Stella Azzurra di Viterbo. In campo le squadre per iniziare il terzo quarto con la Stella Azzurra in vantaggio 41-33. Il primo possesso sarà per la squadra ospite, Rieti. Tutto pronto per iniziare. Riprende ora il gioco con Stanic in possesso palla. Feliciangeli. Benedusi. Giampaoli, sfrutta il blocco di Risignoli, ancora Feliciangeli, subisce il fallo, fallo di rovere. Feliciangeli, Stanic a spazio, si prende subito il tiro da tre, non va a bersaglio. Rimbalzo catturato da Manetti che poi consegna subito il pallone a Chiatti. Rovere. Marcante, Manetti, rovere, Chiatti, arriva il blocco di Cecchetti, rovere, 3 secondi per tirare, tiro difficile preso dal numero 8 che non va a bersaglio, rimbalzo di Feliciangeli che apre subito per Stanic. 2 punti per Feliciangeli, sono i primi 2 punti del terzo quarto, 41-35 il punteggio in favore della Stella Azzurra. Rovere mette palla a terra, va fino in fondo ma commette infrazione di passi. Palla persa da Stella Azzurra. Batterieti. Giampaoli. Stanic. Sempre 2-3 la difesa della Stella Azzurra. Giampaoli si prende il tiro da lontanissimo e lo manda a bersaglio. È entrata molto bene la squadra ospite in questo terzo quarto, 41-38. Chiatti, Manetti, rovere, Chiatti, marcato da Stanic, arriva il blocco di Cecchetti, lo prende Chiatti, palla per il numero 20 che sbaglia però il tiro, rimbalzo di Feliciangeli che apre subito per Stanic, contropiede nel numero 7, palla consegnata per Risignoli, altri 2 punti. Il coach della Stella Azzurra è costretto subito a chiamare il time out, che il peggio è di 41-40, si porta a un solo punto di distanza a Rieti, meno di 2 minuti, che ne mancano 8 e 6 secondi al termine del terzo quarto.
rientra in campo le squadre. Uscito Rovere per la Stella Azzurra, entra in campo Piacentini, ottimo impatto nella partita. Nel secondo quarto per Piacentini ha realizzato anche un canestro. Ripartono la Stella Azzurra con Chiatti. Piacentini. Consegnato per Chiatti. Marcante. Arriva il blocco di Cecchetti, lo prende Marcante, palla per Manetti che ha spazio, si prende il tiro da tre, non lo manda a bersaglio, poi va lui stesso a catturare il rimbalzo. Bravissimo Manetti. Piacentini, Chiatti. Non riesce ad arrivare da Cecchetti, che c'è l'ottima difesa di Rosignoli che è l'ultimo a toccare secondo gli arbitri. Allora rimessa in zona d'attacco per la Stella Azzurra. 5 secondi al termine dell'azione. Marcante a battere la rimessa, fa la rimessa in gioco per Chiatti, palleggio arresto il tiro di Chiatti che non prende neanche il ferro, il balzo di Benedetti. Stanic riesce a sovrare Piacentini, gran palla per Rosignoli, stoppato da Piacentini che recupera anche il pallone, altra grande giocata del numero 14, dall'altra parte Chiatti per Manetti, tiro da tre, sfortunato Manetti, la palla entra e esce. L'ultimo a toccare il numero 8, Benedusi, l'arbitro si era sbagliato, bravissimo il numero 8 ad ammettere di essere stato l'ultimo a toccare. Bel gesto di Benedusi. Sempre più uno Stella Azzurra, l'arbitro a colloquio con il coach della squadra ospite. Marcante a battere la rimessa, ma la rimessa in gioco per Chiatti. Ancora palleggio arresto il tiro di Chiatti, questa volta a bersaglio, anche fortunato il play della Stella. Più 3, Ilco, 43-40, 7 minuti al termine della terza frazione di gioco, attacca ora Rieti con Stani. Benedusi, ancora Stani. Giampaoli prende un tiro fuori ritmo da tre, non lo manda a bersaglio, rimbalzo di Cecchetti che apre subito per Chiatti. Piacentini mette palla a terra, subisce fallo, veramente gran partita finora Piacentini. Palla rimessa in gioco proprio per Piacentini. Chiatti, ora Chiatti vuole andare fino in fondo, un tiro difficile che non va a bersaglio perché subisce fallo. Andrea Lunetta con due tiri liberi, quello di Giampaoli. Realizza il primo tiro libero Chiatti. Sbaglia il secondo, riparte Rieti. Giampaoli, Feliciangeli, vinta il tiro da tre, penetrazione, palla fuori per Stanic, Giampaoli, ancora Stanic. Palla per Feliciangeli, difeso bene da Cecchetti, arriva però il fallo. Fallo di Manetti in aiuto, Cecchetti aveva tenuto bene l'avversario, fallo un po' ingenuo, infatti qualcosa da ridire Chiatti, compagno. Realizza il primo tiro libero Feliciangeli. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Manetti che apre subito nelle mani di Chiatti. Per ora la metà campo, palla per Piacentini. Ancora Chiatti.
Marcante vuole attaccare Felice Angeli uno contro uno, palla per Piacentini che a spazio si prende il tiro che non va a bersaglio, contropiede di Rieti con Stanic alla, per Giampaoli che a spazio si prende il tiro da tre, non lo manda a bersaglio, rimbalzo però di Felice Angeli che apre subito fuori per Stanic, arriva il blocco di Rosignoli, lo prende Stanic, fallo di Piacentini. Torna in campo Iannone con il numero 6, sostituisce il numero 4 Giampaoli per la squadra ospite. Va proprio Iannone a battere questa rimessa. Palla rimessa in gioco per Stanic, Felice Angeli, Benedusi, ancora Iannone. Palla in angolo per Iannone che si prende il tiro, lo manda a bersaglio, è da 2 però, non da 3. 44-43 il punteggio a favore della Stella Azzurra, 5 minuti al termine del terzo quarto. Piacentini in possesso palla, Marcante, ora il numero 15, Piatti, Manetti, si prende il tiro da 3, lo manda a bersaglio, la terza tripla della partita per Manetti, tripla importantissima, 47-43, punteggio a favore della squadra di casa. Ora però deve difendere dall'attacco di Iannone, Benedusi, ancora Iannone, ribalta per Stanic, finta il tiro da 3, poi si prende il tiro dopo il palleggio, sfortunato, la palla esce ma c'è una correzione a canestro, tutto fortuita. Due punti per Rieti. Cecchetti si gira, sbaglia però il passaggio, palla recuperata da Benedusi. Stanic, Iannone, Stanic ancora, ancora Iannone, palla per Felice Angeli, sbaglia a canestro marcato da Marcante, si gira Felice Angeli, tiro difficile a bersaglio però, gran canestro. Allora fatta la partita a quota 47 con questi due punti Felice Angeli. 4 minuti al termine del terzo quarto. Manetti non riesce ad arrivare da Chiatti, allora Chiatti va a prendersi il pallone, si prende il tiro da 3, non va a bersaglio, rimbalzo di Benedusi, non c'è fallo per gli arbitri, riparte Stanic, non commette fallo Chiatti, Stanic va fino in fondo, fallo di Piacentini, 2 punti per Stanic, potenziale gioco da 3 punti, ribaltato il risultato ora 49-47 ma in favore di Rieti. Gran terzo quarto, che completa la giocata da 3 punti e dà 3 punti di vantaggio alla propria squadra. Chiatti ora raddoppiato, con difficoltà riesce a raggiungere Piacentini, palla per Cecchetti, uno contro uno di Cecchetti, gran palla per Piacentini che vuole tirare, viene stoppato però recupera lui stesso il pallone, Manetti, Marcante, arriva il blocco di Cecchetti, lo prende Marcante, subisce il fallo. Esce Piacentini dal campo, applausi di tutto il palazzetto, ottima partita. Torna in campo Rovere. Palla rimessa in gioco per Chiatti. Brutto il blocco di Cecchetti, ancora Chiatti. Rovere va proprio da Cecchetti, uno contro uno con Benedusi, palla per Marcante che riesce a controllarla ma commette infrazione di passi, allora palla persa dalla Stella Azzurra che da un po' che va a bersaglio. Cambio per la squadra ospite, esce Benedusi, entra Tarrico, primo ingresso in campo per il numero 15. Parte
mette Stanic, ultimi tre minuti del terzo quarto, arriva proprio il blocco di D'Arrigo, palla per Iannone, finta il passaggio, vuole la penetrazione, poi palla fuori per Stanic, ancora il numero 7, vuole andare fino a fondo, gran canestro, 5 punti consecutivi del numero 7 che ora ha letteralmente preso in mano la squadra, riportandola in vantaggio. Rovere fisce però il fallo proprio di Stanic, fallo ingenuo. Sarà rimessa però, non ha ancora esaurito il bonus la squadra ospite. E questo è il quarto fallo. Allora rimessa in zona d'attacco, palla rimessa in gioco per Piatti, Rovere. Marcante. Manetti. Mette in frazione di passi Manetti perché riceve il pallone, fa un piccolo saltello. Riparte Rieti con Stanic. Tutto a blocco di D'Arrigo, gran palla non look per Feliciangeli. Due punti del numero 10, ma assist strepitoso del numero 7. Migliore in campo, soprattutto in questo terzo quarto. Attacca ora la stella con Marcante. Piatti. Palleggio arresto e tiro di Chiatti che non va a bersaglio, rimbalzo di Feliciangeli. Ora Rieti può allungare il vantaggio. Se l'Azzurra non riesce più a segnare, allora Stanic attacca Iannone a spasso e si prende il tiro da tre e lo manda a bersaglio. E ora il vantaggio comincia a essere ampio, 10 punti, 57-47 per la squadra ospite. Ultimi due minuti del terzo quarto, Manetti, Marcante. La penetrazione con la mano sinistra, palla fuori per Rovere, si prende il tiro da tre, Rovere non va a bersaglio, si ostacolano un po' a rimbalzo Cecchetti e Manetti, alla fine il rimbalzo per Rieti. Stanic ancora, gran palla ancora per Feliciangeli, arriva il raddoppio di Marcante, però Chiatti si sposta, Feliciangeli sbaglia il più facile dei canestri. Allora riparte la stella azzurra e Rosignoli mette il fallo per fermare il contropiede, probabilmente non si ricordava che la propria squadra è in bonus, allora Chiatti andrà in lunetta con due tiri liberi. Realizza il primo tiro libero Chiatti, torna quindi a segnare la squadra di casa. Realizza anche il secondo tiro libero, 57-49 però il punteggio a favore di Rieti che ora attacca con Stanic. Palla recuperata dalla stella azzurra che parte in contropiede, palla per Rovere dall'angolo, si prende il tiro da tre, non va a bersaglio. Allora rimbalzo dalla squadra ospite che riparte con Iannone. Palla per Rosignoli, bravissimo a ribaltare il lato per Feliciangeli che poi però attacca con calma. Ora decide di prendere la linea di fondo, tiro che prende il tabellone. A Rovere in qualche modo riesce a servire Manetti, palla per Chiatti che si prende subito il tiro da tre e lo manda a bersaglio. Maestro importantissimo, si riporta a meno 5 la stella azzurra, 57-52 per Rieti che ora attacca per questi ultimi 30 secondi del terzo quarto. Iannone, sempre difesa zona per la stella azzurra, passa la prima linea Iannone, anche la seconda, gran canestro del numero 6 che subisce anche il fallo, potenziale gioco da tre punti, spezza un po' l'entusiasmo della squadra di casa. Torna in campo Spizzichini al posto di Feliciangeli per Rieti. Giocata da tre punti, Iannone, gran partita anche la sua,
60-52, ultima azione del terzo quarto, 17 secondi al termine, Marcante in possesso palla, prova la penetrazione, poi si ferma, Rovere 10 secondi, ancora Marcante, mette palla a terra Marcante, gran palla per Cecchetti, altro potenziale gioco da 3 punti per Cecchetti, qui la giocata importante di Marcante, regala veramente una gran palla al compagno di squadra. Abbiamo visto poco questo asse oggi. Completa anche questa giocata da 3 punti Cecchetti. Allora 4 secondi Iannone tira da poco oltre la metà campo, non va a bersaglio, l'impatto di Piatti, prova il tiro dalla propria difesa. Palla che prende il tabellone e tocca il ferro, sfortunato Chiatti, finisce qua al terzo quarto, 60-55 il punteggio a favore della squadra ospite Rieti. Rientrano in campo le squadre per dare inizio all'ultimo quarto, 5 punti di vantaggio per la squadra ospite, 60-55 il punteggio. Del quarto quarto sarà per la squadra di casa. Marcante a battere la rimessa, va la rimessa in gioco per Chiatti, supera ora la metà campo Chiatti, Marcante arriva il blocco di Cecchetti, lo prende Marcante, si ferma, tira da tre Marcante, non va a bersaglio, Rovere salta molto alto ma non riesce a catturare il rimbalzo, contropiede allora di Rieti, rientra bene la stella azzurra, allora Stanic vuole attaccare con calma, Iannone, arriva il blocco di Rosignoli, lo prende Iannone, palla per Schizzichini, difeso bene da Cecchetti, palla sporcata da Manetti, la recupera Chiatti, spinge il contropiede, poi si ferma, Rovere, Marcante, vuole la penetrazione, palla fuori per Chiatti, Manetti, finta al tiro, penetrazione anche per lui, non subisce fallo per gli arbitri, rimbalzo di Cecchetti, ora viene fischiato il fallo. Il primo tiro libero Cecchetti, sbaglia il secondo, riparte Stanic, Schizzichini, D'Arrigo, Iannone, palla sporcata da Rovere che non riesce però a controllarla, allora Schizzichini vuole attaccarlo e Rovere commette fallo. La rimessa in gioco da Iannone per Stanic, Schizzichini, Rosignoli, Stanic ancora, vuole penetrare sulla linea di fondo, gran palla per Rosignoli, arriva il fallo. Fallo di Marcante, un buon fallo perché Stanic aveva dato un gran pallone a Rosignoli, stava andando a realizzare 2 punti facili, invece andrà in lunetta con 2 tiri liberi, percentuali non altissime della lunetta in questa partita. Realizza però il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, però rimbalza.
falso in attacco per Stanic, bravissimo Chiatti a rubargli il pallone e commette fallo antisportivo Stanic. Sbaglia però il primo tiro libero Chiatti. Realizza il secondo, 57-61 il punteggio in favore della squadra ospite. Ora sarà però possesso per la Stella Azzurra, alla rimessa in gioco per Chiatti. Marcante. Cecchetti. Manetti riesce a controllare in qualche modo, prova a penetrare sulla linea di fondo, difende bene Spizzichini. Manetti allora si accontenta della rimessa, 6 secondi però per concludere l'azione. Va Marcante a battere la rimessa. La rimessa in gioco per Manetti, 4 secondi, Marcante si prende il tiro da 3, non lo manda a bersaglio, gran rimbalzo però di Rovere, sbaglia anche lui il tiro, Cecchetti lotta a rimbalzo contro 3 maglie avversarie, alla fine subisce fallo. Veramente gran partita di Cecchetti. Messa in gioco per Marcante, gran palla per Cecchetti che realizza 2 punti facili. Di nuovo assist di Marcante e canestro di Cecchetti. Meno 2 Stella Azzurra, ora però deve difendere la squadra di casa. Attacca Rieti con Stanic. Pizzichini finta il tiro, mette palla a terra, vuole attaccare Cecchetti. Tiro complicato che non prende il ferro. Lotta a Rovere al rimbalzo, bravissimo. Però non c'è fallo di Rosignoli, alla fine la palla arriva a Spizzichini e realizza il canestro e subisce anche fallo, potenziale gioco da 3 punti. Esce D'Arrigo, torna in campo Benedusi per Rieti. La giocata da 3 punti Spizzichini, 64-59, torna a più 5 la squadra ospite. Ora attacca la Stella Azzurra con Chiatti. Manetti, Cecchetti, 1 contro 1 con Rosignoli, tiro cadendo indietro, non va a bersaglio, rimbalzo di Spizzichini che consegna subito il pallone per Stanic. Numero 7 riesce a superare Manetti, palla per Spizzichini che si prende il tiro, non va a bersaglio. Tocca il pallone Stanic, è lui l'ultimo a toccare per gli arbitri, allora rimessa per la Stella Azzurra. Riparte la squadra di casa con Chiatti, 7 minuti al termine dell'incontro, più 5 Rieti, 64-59, Marcante ora in possesso palla, arriva blocco di Cecchetti, Chiatti. Ma ancora Cecchetti, sfrutta il blocco Chiatti, palla in angolo per Rovere che finta il tiro, lo prende adesso il tiro da 3, sfortunato, non va a bersaglio, rimbalzo però di Marcante, palla per Rovere, ancora lui che stavolta realizza il canestro, ma commette infrazione di passi per gli arbitri.
Piazza Rieti con Stanic, Pizzichini, Benedusi, Iannone, ancora Benedusi, anticipa il passaggio però Cecchetti, bravissimo, Rovere vuole andare fino in fondo, gran canestro con la mano sinistra, grande giocata di Rovere, torna a -3 la Stella Azzurra, finale tutto da vivere, attacca Rieti, Benedusi, sfrutta il blocco di Stanic, ancora il numero 8, palla fuori per Iannone, Iannone viene toccato il pallone da Chiatti, fallosamente però per l'arbitro. Allora per la squadra ospite, alla rimessa in gioco per Iannone, non riesce ad arrivare da Spizzichini, allora si va da Stanic, Iannone, 6 secondi al termine dell'azione, Stanic si prende un tiro da molto lontano, lo manda a bersaglio, però sempre più migliore in campo Stanic, tripla importantissima, porta più 6 la propria squadra, 5 minuti e 45 secondi al termine dell'incontro, Chiatti, marcante, Cecchetti, oh, la penetrazione poi si ferma, resto e tiro, altri 2 punti per Cecchetti, tantissimi punti anche oggi per il numero 20 della Stella Azzurra. Ora Iannone, Benedusi, Iannone ancora, Chiatti gli tocca il pallone, lo recupera Cecchetti, palla proprio per Chiatti che vuole andare fino in fondo, sbaglia però l'appoggio al tabellone, allora riparte Rieti, Benedusi subisce il fallo di Manetti. Time out quando mancano 5 minuti e 7 secondi al termine dell'incontro, 67-63 il punteggio in favore di Rieti, che ora però ha 2 tiri liberi a disposizione. Ancora più 6, Rieti, riparte la Stella Azzurra, marcante, messo un po' in difficoltà da Chiatti, in qualche modo riesce la Stella Azzurra a superare la metà campo, Cecchetti, marcante, 2-3 ora per la squadra ospite, Chiatti, gran palla sotto per Cecchetti, altri 2 punti per il numero 20, riparte Rieti con Stanic. Palla fuori per Iannone, Benedusi, ancora Iannone, palla sotto per Spizzichini che la mette a terra, tira in faccia a Cecchetti, gran canestro di Spizzichini, riparte la Stella Azzurra con Chiatti, ribalta per Rovere, rischioso anche questo passaggio, bravo Rovere a tenerla, poi palla per Manetti, Chiatti, palla sotto per Cecchetti,
Rovere mette palla a terra, Chiatti, Cecchetti, Marcante. Rovere a spazio, si prende il tiro da tre, lo manda a bersaglio sulla sirena di 24. Meno 3 Stella, riparte Stanic. Beneducci, Stanic, ancora il numero 8, arriva al tiro libero, sbaglia il tiro però rimbalzo in attacco e canestro per Rosignoli. Attacca la Stella con Marcante, non riesce a rubare il pallone Beneducci, Rovere tira ancora da 3, non va a bersaglio, lotta Cecchetti, Manetti sembrava essere riuscito a tenere in campo il pallone, non è così, non è di questo avviso l'arbitro. Allora rimessa per Rieti, 3 minuti e 26 al termine dell'incontro, 73-68 il punteggio per la squadra ospite. Iannone ribaltato per Beneducci, si prende il tiro da 3, lo sbaglia, rimbalza ancora di Rosignoli, fallo e canestro del numero 30. Completa la giocata da 3 punti Rosignoli, c'è cioè tra l'altro invasione di Spizzichini e rimbalzo, no, sarà rimessa per la Stella Azzurra. Ma la rimessa in gioco per Rovere, Chiatti, Manetti, sbaglia il passaggio per Rovere, grave errore, riparte Iannone che sbaglia però il tiro, non c'è fallo per l'arbitro. Allora riparte la Stella, Marcante ribaltellato per Chiatti, si prende il tiro da 3 Chiatti, non prende neanche il ferro, gran rimbalzo però di Marcante, palla per Manetti, prova ora il tiro da 3 lui e lo manda a bersaglio. 75-71 il punteggio, sta lamentando molto Iannone con gli arbitri contatto precedente, ora Iannone prende subito il tiro da 3 e lo manda a bersaglio, grande giocata del numero 6. Rovere, Marcante, palla sotto per Cecchetti, Iannone stava quasi per recuperarla, poi Chiatti però la tiene, 4 secondi, palla fuori per Rovere che ha spazio, si prende il tiro da 3, non va a bersaglio, rimbalzo di Rosignoli che ne ha presi veramente tantissimi, sopra la doppia cifra probabilmente. Stanic, 1 minuto e 50 al termine, ancora il numero 7, si ferma sulla lunetta, palla per Iannone, poi Beneducci, ancora Stanic, tiro difficilissimo, la palla resta incastrata al canestro. La palla però è per Rieti perché la freccia è a favore loro, rimessa in zona d'attacco. Secondi per concludere l'azione, palla rimessa in gioco per Spizzichini, 3 secondi, Spizzichini riesce a liberarsi e commette infrazione di passi però. Palla rimessa in gioco per Chiatti, Marcante, Cecchetti, uno contro uno, spalla a canestro con Rosignoli, Cecchetti scarica fuori per Rovere, commette ancora una volta passi di partenza, è almeno la terza volta che glielo fischiano gli arbitri. Riparte Rieti con Stanic.
Stanic. Pizzichini vuole andare fino in fondo, realizza due punti che probabilmente chiudono la partita. 80-71, 1 minuto e 10 secondi al termine. Piatti. Marcante. Gran palla per Rovere che si gira molto bene, realizza due punti. Altro grande assist di Marcante. Marcante non molto presente in termini di punti, ma quanto riguarda gli assist è sempre il migliore. Una difesa forte della Stella con Marcante che va a raddoppiare su ogni giocatore. Ora Stanic, Benedusi, Rosignoli fuori per Iannone che si prende ancora il tiro da tre e lo manda ancora a bersaglio. Grande partita anche di Iannone, due triple negli ultimi due minuti che chiudono la partita. Ora Chiatti subisce fallo, non buono il canestro, non c'è neanche il bonus, quindi sarà rimessa per la Stella Azzurra. Più 10 Rieti, ultimi 30 secondi di partita. Una buona Stella, se l'è giocata fino alla fine, una delle squadre migliori del campionato. Chiatti, Cecchetti, 10 secondi per terminare l'azione, Rosignoli ruba il pallone, Stanic supera la metà campo, Rovere bravissima a rubargli il pallone da dietro. Allora l'ultimo possesso è per la Stella Azzurra. Chiatti a spazio, si prende il tiro da tre, non lo manda a bersaglio, rimbalzo però di Manetti che poi va su, subisce fallo, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Giampaoli, sbaglia il primo tiro libero Manetti. Realizza il secondo, porta sotto la doppia cifra di svantaggio la propria squadra. Benedusi decide di non attaccare, supera la metà campo Giampaoli e poi si ferma. Applausi di tutto il palazzetto, veramente una gran bella partita che finisce con il punteggio di 83-74 in favore della squadra ospiti Rieti.